Quanti partecipanti, vi ringrazio di essere qui all'inaugurazione di questa mostra di Arturo Cussic, Intima Essenza. In origine il titolo della mostra parlava dei fiori perché Cussic è il pittore dei fiori alpestri, però in effetti partendo nel costruire questa mostra è nato, grazie a Fabrizio Leotto, questo titolo che mi sembra decisamente azzeccato, Intima Essenza. Innanzitutto l'ospite, il padrone di casa, che in realtà letteralmente sarebbe addirittura anche l'ospite, Marco Craghero, per il saluto dell'amministrazione comunale. E grazie. A noi come amministrazione fa veramente moltissimo piacere poter ospitare nuovamente, dopo molti anni, un'importante esposizione di Arturo Cussic, qui anche intitolata una sala di questo palazzo, e abbiamo voluto fortemente, fermamente contribuire alla realizzazione di questo grande evento espositivo. Abbiamo voluto investirci del denaro del comunale e delle forze anche lavorative, perché riteniamo che sia uno degli artisti più importanti che la nostra terra abbia avuto, che ha saputo dipingere e rappresentare il nostro territorio in maniera straordinaria, che è sempre rimasto legato a questa terra, anche quando magari ha dovuto allontanarsi per motivi di studio, di lavoro. Lui è sempre rimasto attento a quello che succedeva su questo territorio, è rimasto legato e poi appena potuto ci è tornato. E quindi è fondamentale realizzare questo omaggio, che si inserisce poi anche perfettamente all'interno di quella che è la filosofia con cui portiamo avanti il panorama culturale e le esposizioni e le mostre d'arte all'interno di Palazzo Frisacco, ovvero quello di avere sì uno sguardo di prospettiva, prospettico sul futuro, quindi aprirsi anche alle nuove tendenze, alle innovazioni e alle suggestioni contemporanee, ma anche quello di non dimenticarsi delle proprie radici, della propria storia e da dove veniamo e di chi ha reso grande onore alla nostra terra. E quindi in questa prospettiva è doveroso realizzare questa esposizione. È un'esposizione speciale anche perché porta alla visione del pubblico varie opere inedite, prese da collezioni private, che non erano ancora mai state esposte, e quindi questo impreziosisce ulteriormente il progetto. Inoltre ci tenevo poi a sottolineare che c'è una parte di esposizione collegata al Museo Gortani. Sappiamo tutti che adesso è anche una fase complicata, quindi poter realizzare qualcosa anche all'interno di quella sede gli dà dinamismo e secondo noi era molto importante. Sono opere che erano di proprietà del museo, che vengono esposte, e abbiamo qua presenti anche l'inaugurazione la vicepresidente Arianna Dorissa e due esponenti del consiglio d'amministrazione, Annalisa Bonfiglioli e Doria Mastrogli, che ringrazio per essere qua insieme a noi. Io non mi dilungo oltre, faccio solo due ringraziamenti per concludere. E il primo, anche se lui non vuole essere ringraziato, perché mi ha detto che non voleva essere ringraziato, è a Mario Stroilli, perché è il presidente dell'associazione Chial for Rul, che ha voluto realizzare e ha portato avanti questa esposizione in prima persona con grande tenacia e determinazione. E quindi veramente grazie a te. E poi grazie a Fabrizio, perché ha curato il lato tecnico, insomma, l'allestimento della mostra, e senza di lui ovviamente, come anche in altre occasioni, sarebbe stato molto più difficile portare a compimento questi progetti. Ringrazio anche Emanuele, che ha fatto un po' la regia anche della parte promozionale di questo evento, e grazie a voi ovviamente per essere qua presenti e essere voluti venire a vedere questo importante progetto espositivo. E buona visione a tutti, passiamo. No. Siccome mi ha detto anche a me non ringraziarmi, ho detto lo ringrazio, non prima, però mi hai fregato
il pezzo di ringraziamento. Organizzare questa mostra è stata una caccia al tesoro, no? È per quello che mi è particolarmente piaciuto il titolo poi Intima Essenza, perché doveva essere tutto abbastanza semplice, c'erano i quadri, poi a un certo punto i quadri sono scomparsi, non avevamo più accesso a quei quadri. Perciò Mario, come ha detto giustamente Marco, si è dato da fare e ha individuato i collezionisti privati che possedevano i quadri. Dopodiché siamo andati da loro a fotografarli e in questo senso è stata una caccia al tesoro, è stato bellissimo vedere come ogni persona aveva un certo tipo di quadri del pittore e quindi ho avuto l'occasione di vedere non soltanto il punto di vista del pittore ma anche il punto di vista di coloro che avevano i quadri del pittore, che è una cosa a cui non avevo mai pensato e che è bellissima. Alcuni di voi hanno un tipo di quadri, alcuni altri è un altro tipo e in questo modo avete parlato anche dei vostri gusti. In questo senso credo che Intima Essenza sia appunto il titolo azzeccato, perché con i quadri di Arturo Cusica siete riusciti anche a parlare di voi. Dopodiché l'allestimento di Fabrizio Riotto, che ho visto oggi per la prima volta, mi ha dato un'altra dimensione, l'intima essenza di un territorio, perché il pittore che nella sua operazione d'arte sceglie di non stravolgere la natura ma di cogliere l'aurea poetica della natura, fa un'operazione che qui in Carnia è l'operazione madre che stiamo facendo, che facciamo tutti quanti, quando andiamo in giro e osserviamo il territorio. In questo caso il pittore non ha neanche deciso di stravolgere questa natura, perché evidentemente era troppo bella, ne ha soltanto colto l'aura poetica. E questa aura poetica si sente decisamente nella sala, anche grazie al pregevole allestimento di Fabrizio Riotto, a cui passo la parola per dare due indicazioni tecniche. Grazie a tutti. Diciamo che la cosa più preziosa è che ci siate voi, perché senza gli interlocutori tutto quello che si fa di solito non ha un significato diverso. Quindi grazie per essere intervenuti, grazie a quelli che verranno dopo e vorrei ringraziare anche l'approccio che si sta sviluppando sul territorio di identificare quella che è la propria storia, e così è uno degli elementi che la ricorda a livello artistico direi in maniera più significativa. Dicevo, ricordarsi della propria storia perché è la base su cui poter costruire un progetto futuro. Sarebbe bello avere magari anche dei giovani qua che però probabilmente per colpa nostra sono stati trascurati negli inviti, perché non dovrebbe esistere a mio avviso nessun tipo di separazione tra la storia, la contemporaneità e quello che potrebbe essere il futuro. L'arte è forse la materia più significativa in questi confronti. È l'approccio alla curiosità, quindi il dividere settorialmente le materie può avere un significato dal punto di vista della presentazione, però sarebbe bello che chi ama il cinema non si dimenticasse della pittura, chi ama la pittura della fotografia, della musica e tutto il resto. Siamo in pochi in Carnia e anche in Friuli, abbiamo più o meno penso tutti gli stessi problemi se parliamo della cultura, quindi è una porzione troppo risicata di interesse, secondo me, che andrebbe alimentata. E ognuno di noi può fare qualche cosa in questi termini, anche semplicemente cercando di confrontarsi in continuazione con quelle che sono le iniziative, e ce ne sono molte anche sul nostro territorio, e sono forse anche più facili da essere gestite, contattate, anche con senso critico, ma nel senso della critica costruttiva, cioè di costruire un confronto che ci possa portare a parlare prima della Carnia, poi del Friuli e successivamente dell'Italia, in quelle che sono le sue manifestazioni più interessanti dal punto di vista artistico. Non voglio fare discorsi politici, men che meno troppo prolissi, quindi vi suggerirei di andare a verificare se traspare nella sala primo piano questa intima essenza che vorremmo far trasparire non solo dalle opere di Cusig, ma da quello che è la partecipazione di ognuno di voi o di noi. Grazie. Thank you.